Questi sono stati due dei protagonisti del Mobile World Congress 2018, finalmente disponibili Samsung Galaxy S9 con un display da 5 pollici 8 e XZ2 di Sony, che stravolge un po' il concetto proprio della casa giapponese, con cornici più strette. Questo è un 5 pollici 8, però dimensioni sicuramente più generose. Non c'è neanche troppa distanza fra i due come prezzo. Io indosso tra l'altro delle cuffie, ma vi dirò fra un attimo perché. Credo sia il confronto più sensato. Possono essere considerati come due piccolini, sicuramente S9 ulteriormente ottimizzato, molto molto simile ovviamente a S8. Non posso dire la stessa cosa di XZ2, come vedete molto più cicciottello, infatti sono ben 11,1 i millimetri complessivi, anche se tutto è curvo, quindi non si tratta di uno spessore continuo su tutta la back cover. Dobbiamo prendere il punto centrale per misurare questo massimo spessore, spessore che viene spiegato da tutta la tecnologia che ci sta dietro, soprattutto della fotocamera, dell'ottica. Sony ovviamente realizza i migliori sensori, questo già lo sappiamo. All'interno c'è una batteria da 3180 mAh, non si può spiegare quindi in questo modo lo spessore eccessivo. Ridotto invece per Galaxy S9, sono 8,55 mm, altezza anche in questo caso a favore di S9, sono 147,7 mm, mentre 153 per XZ2. S9 tra l'altro è un po' più stretto, ovviamente ha un display in formato 18,5, quindi sono circa 68 mm, mentre per XZ2 si tiene bene in mano, ma abbiamo larghezza di 72 mm. Però c'è una differenza, un'altra differenza importante fra i due, ovvero 198 grammi sono tanti per XZ2 e 163 invece per Galaxy S9, che si tiene sicuramente meglio in mano. Quindi per chi punta su uno smartphone più piccolino, che stia bene in tasca, più maneggevole, deve sicuramente guardare a Samsung. In questo caso invece con Sony si guarda da altro, ovviamente il design, che un plauso alla casa giapponese perché non ha copiato nessuno, è riuscita a mantenere questa scocca stondata che si tiene bene ma non benissimo, perché a volte scivola un po' troppo. Ampio uso di vetro Gorilla Glass per entrambi, però per Sony ho notato qualche piccolo problema quando lo poggio su un tavolo, perché come state vedendo da queste immagini è praticamente impossibile toccarlo perché gira tutto il tempo. Il piano d'appoggio, essendo convesso, è molto molto stretto, praticamente una striscia in concomitanza con il lettore di impronte e la fotocamera. Altra cosa riguarda proprio il lettore di impronte, più comodo su Galaxy S9, anche se anche in questo caso lo sento troppo vicino alla fotocamera e quindi a volte vado a impicciare proprio sulla fotocamera. Su XZ2 sarà anche una questione di abitudine, vado a beccare invece sempre la fotocamera per sbaglio, magari sono abituato con smartphone dello scorso anno che avevano il lettore molto più in alto, però davvero non riesce a entrarmi in testa che il lettore invece è più in basso, ecco, vado a sporcare la lente tutto il tempo. Vi ricordo brevemente anche la scheda tecnica di entrambi, stiamo parlando del top su classe mobile, quindi Exynos 9810 a 10 nanometri per S9, octa-core, e poi Snapdragon 845 invece per XZ2, anche in questo caso octa-core, 4 GB di RAM per entrambi, 64 GB di storage su questi modelli che sto provando. Vediamo come si comportano, vediamo anche l'interfaccia, ovviamente Samsung già l'abbiamo vista, aggiornata in questo caso alla Experience 9.0, ve lo faccio rivedere, l'abbiamo già visto con l'S9 Plus, mentre abbiamo anche in questo caso su XZ2 il sistema basato su Android Oreo 8.0, lo vedete qui, in questo caso la patch del 1 febbraio 2018, magari per quando arriverà sul mercato ci sarà anche la successiva. Adesso chiudo tutte le applicazioni per entrambi, che c'era tutto, sta esattamente nella parte opposta, chiudi tutto in questo caso e facciamo il classico giro delle applicazioni, quindi Facebook. S9 Plus è arrivato molto prima, in questo caso ci ha messo un po' più tempo, come sappiamo l'applicazione davvero è molto pesante. Vediamo Instagram, io ovviamente ho chiuso tutto, quindi in questo caso si stanno riaprendo. Twitter e XZ2 è arrivato molto più velocemente. Apriamo anche Chrome, faccio vedere la navigazione, avevo già scritto HDblog per semplificare le cose su entrambi, vediamo, provo a cliccare nello stesso istante, sì, ce l'ho fatta. Ecco, come avete visto, il tempo di caricamento è stato praticamente identico. Siamo sotto la stessa rete Wi-Fi, scrolling ottimo. Vediamo anche la versione desktop. Anche in questo caso cerco di coordinarmi bene. Ci sono riuscito, sì.
tempo di caricamento, come dicevo, massimo. Snapdragon 845 da un lato, Exynos 9810, insomma il top del top su mobile, non ci sono dubbi. Voglio farvi vedere una curiosità che non riguarda le applicazioni. Io in questo momento li ho messi attaccati perché, come vi dicevo in precedenza, il Sony poggia su una striscia posteriore molto molto limitata. Credo che tocchi soltanto questo punto qui centrale, quindi essendo poi vetro si muove tantissimo. Quindi se io volessi, guardate, se volessi toccarlo, se volessi fare appunto lo scrolling, se volessi fare qualsiasi altra operazione, si muove tutto il tempo. È un po' una noia questa cosa, soprattutto per chi lo utilizza tanto magari al lavoro, lo tiene diciamo poggiato sulla scrivania. Questo potrebbe essere appunto un motivo in più per acquistare una cover, mentre come vedete su S9 in questo caso non c'è questo tipo di movimento, è ben ancorato perché poggia su tutto la parte posteriore nonostante sia vetro anche in questo caso. Faccio vedere anche la velocità di apertura della fotocamera, poi magari ci andremo più avanti, faccio vedere ovviamente anche le fotografie e le interfacce. Nessun compromesso ovviamente in termini di connettività, entrambi viaggiano in 4G+, Wi-Fi AC di ultimissima generazione, c'è il chip NFC, non so perché invece quest'anno nel 2018 tutti stanno snobbando un pochino la costellazione Galileo, quindi non le ho viste almeno nei miei test. E poi entrambi hanno una scocca certificata IP68. Parliamo un attimo anche di audio perché entrambi hanno un doppio speaker e quindi qualità e soprattutto volume sopra la media. Partiamo da Galaxy S9. Rise above the present day, rise above the popular melee. I see you the way you are, I see you the love. We were beautiful before this went down. Demo video in Full HD a 60 frame per secondo con Galaxy S9 e Sony Xperia XZ2. Voglio darvi le informazioni principali in pochi secondi, poi tutto il resto lo trovate nel confronto e lo trovate soprattutto nella recensione di entrambi. 19 megapixel Motion Eye per XZ2 e 12 megapixel invece per Samsung Galaxy S9, che è stabilizzato otticamente, XZ2 invece soltanto in maniera digitale. Mi avvicino a questo povero cagnolino Pongo che si è perso, vi faccio vedere il tempo di messa a fuoco. Vedete, S9 riesce a essere forse un po' più rapido, mentre XZ2 è un po' più morbido nel passaggio, ci mette qualche istante in più. Ad ogni modo è ottimo la messa a fuoco. Stabilizzazione che mi sembra addirittura migliore, quella digitale, solo digitale di XZ2. In questo momento sto camminando dal display, davvero mi sembra tutto praticamente immobile. Colori che mi sembrano leggermente più vividi su S9, almeno dal display, ma sono due diversi display, lo vedete meglio voi su un display unico. Altra informazione importante è XZ2 può registrare in 4K in HDR, è l'unico smartphone che lo fa, mentre Samsung S9 è in grado di registrare in 4K a 60 frame per secondo. Ho scattato tantissime foto, vi faccio vedere le differenze. Questa volta ho inserito anche il valore dell'apertura per ogni scatto, anche perché su S9 può variare meccanicamente da f1.5 a f2.4. Guardiamo subito questa foto, che è il campo inquadrato da S9 più stretto rispetto a quello di Xperia X2. E guardiamo anche la differenza, f2.0, guardate quanto Sony abbia sovraesposto qui il cielo. Ha sicuramente tirato fuori qualche dettaglio in più, adesso lo vediamo nel crop, però in questo caso S9 ha realizzato una foto sicuramente più soddisfacente, perché come vedete non ha bruciato affatto il cielo, si distinguono bene tutti i rami, insomma è una foto un po' più completa. Andiamo al crop, qui vedete qualche dettaglio in più, ad esempio queste persone le vedo sicuramente meno su S9, però come detto si brucia davvero tantissimo. Continuiamo, altra foto, in questo caso altro esempio, come vedete S9 quando ci sono dei soggetti o comunque degli elementi sovraesposti, come in questo caso c'è la luce diretta del sole, Xperia X2 si limita a f2.0 e realizza comunque un ottimo scatto, e Samsung S9 invece passa a f2.4 e sottoespone un pochino e rende tutto un po' più visibile, anche in questo caso più netto. Vediamo anche il crop, la cosa è ancora più evidente, come vedete in questo caso l'ombra è molto più netta su S9. Altro scatto, qua condizioni non certo di massima luminosità, però vediamo anche in questo caso la differenza, sempre f2.4 per S9,
si vede sicuramente meglio nel crop, quindi andiamo a indagare. Vi faccio vedere questo elemento, che su S9 si vede abbastanza bene questo elemento blu qui piccolino, mentre qui in questo caso invece non si riesce a distinguere, nonostante S9 abbia scattato F2.4. In questo caso c'è un'altra differenza, qui si vede quanto l'effetto bokeh sia più spinto, perché si scatta appunto con F2.0, il livello di dettaglio è buono, è ottimo, anzi eccellente per entrambi, però come vedete F2.4 per S9 che sfoca meno effetto bokeh, ma riesce a riprodurre questi elementi qui in fondo, mentre XZ2 brucia completamente, qui è tutto bianco, non si vedono i pali, non si vede davvero nulla, insomma, effetto appunto di questa sovraesposizione. Qui lo vediamo ancora meglio, guardate la sovraesposizione, qui invece S9 riesce a gestire sicuramente meglio, anche se il bokeh è comunque più completo, comunque più estremo, se possiamo dire così, per XZ2. In questo caso S9 non so perché invece non è passata a F1.5, quindi è rimasta F2.4, lo scatto è praticamente identico, lo vediamo nel crop successivo, gli elementi sono illuminati, comunque sono ben dettagliati per entrambi, ma non ci sono particolari differenze, non so perché non abbia fatto lo switch. Questo è invece il caso più eclatante, a prima vista potrebbe sembrare uno scatto migliore con XZ2, come vedete i colori sono molto più vividi, però in realtà qui ha scattato F2.0 come al solito, mentre S9 è passato F1.5. Ci sono alcuni elementi che qui non vediamo, per esempio XZ2 qui non vede questo elemento bianco, qui poi sovraespone, comunque c'è tantissimo rumore di fondo in questo punto, qui non sono riuscito a prenderlo. Comunque vediamo dal crop la differenza, guardate quanto sia sgranato, poco piacevole appunto questa foto scattata in condizioni di minima luminosità, perché la luminosità era concentrata su di me, sullo specchio, intorno invece non ce n'era, completamente buia questa stanza, mentre S9 è riuscita con F1.5 a realizzare uno scatto molto molto più soddisfacente. Guardate il livello di dettaglio, nonostante le condizioni, anche il rosso dietro della porta, comunque quello che è molto più realistico. Vediamo anche gli autoscatti con la fotocamera anteriore. S9 in questo caso ha riprodotto bene i colori della pelle, non sono purtroppo così abbronzato come XZ2 mi fa apparire. Diciamo che mi piace di più la foto di XZ2, però devo dire che è più realistica assolutamente quella di S9, che scatta F1.7, mentre quella frontale di XZ2 si ferma a F2.2, lo vediamo anche nel crop, gli elementi sono comunque ben visibili su entrambi, però XZ2 ha davvero riprodotto in maniera un po' poco fedele, ecco, ci sono anche tonalità un po' troppo calde. Diversa tecnologia e risoluzione per i pannelli, Quad HD Plus Super AMOLED per S9, IPS LCD Full HD Plus invece per XZ2. Voglio farvi vedere qui all'esterno, siamo sotto luce diretta del sole, quale sia la resa eccellente davvero per entrambi, nonostante i valori siano un po' diversi, ma per quello, per tutti i dettagli vi rimando all'articolo che trovate qua sotto in descrizione. Bianchi ovviamente più freddi su S9, tutto un po' più caldo, più contrastato. XZ2 mi ha piacevolmente sorpreso, il pannello è un Triluminous e tra l'altro con certificazione HDR, quindi garantisce migliori contrasti, chiarezza e limpidezza delle immagini. XZ2 è sicuramente più grande, più ingombrante, anche più pesante, però garantisce un'autonomia certamente maggiore rispetto anche ad S9 Plus, secondo la mia esperienza. Quindi per chi vuol puntare su uno smartphone che arrivi sicuramente a fine giornata, anche durante i momenti di maggior stress, deve puntare su XZ2, mentre S9 è migliorato un pelo, un pochino rispetto allo scorso anno, ma non ha cambiato chissà quali paradigmi. La cosa curiosa è che tra di loro ci sono soltanto 180 mAh di differenza. Sony, come al solito, riesce a gestire molto meglio tutte le operazioni. Tra i due, se si guarda soltanto dal punto di vista dimensionale, ovviamente S9 è il preferito, però io non passerei mai da un S8 a un S9, perché non bastano lo slow motion o comunque il 4K a 60 frame per secondo per convincermi a acquistare uno smartphone praticamente identico. Cambia invece il discorso con XZ2, è sicuramente più ingombrante, non è un problema gigantesco per me che ho utilizzato il Note 8 per gli ultimi 6 mesi, però si ha un'autonomia sicuramente più convincente, quindi rimane ovviamente a voi la scelta in base alle differenti esigenze. Sono felice che entrambi i produttori si siano concentrati così tanto sul comparto audio con i doppi speaker, anche se S9 mi ha convinto maggiormente con i suoi bassi più profondi, però XZ2 Sony ha un'arma in più, un asso nella manica,
in bundle fino al 5 aprile in questa fase di prevendita con XZ2 e l'acquisto anche di un compact, vengono regalate queste cuffie, le 1000 MX2, sono delle cuffie di fascia medio-alta, costano addirittura 380 euro, cancellazione del rumore di fondo, insomma ci sono tantissime opzioni, ma non voglio dirvi tutto perché le sto provando e poi le recensirò a parte. Un bel regalo da parte di Sony, quindi pensateci davvero tanto, se volete soprattutto acquistarlo fatelo assolutamente adesso. Per maggiori informazioni, tutte le foto, tutti i dettagli su questo confronto, qui sotto in descrizione c'è l'articolo completo. Ciao Gabriele.